Bigfoot. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami Didi dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo primo episodio di questa nuova serie. Questa sarà la nuova serie che sostituisce la When Gamers Fail del venerdì e avete scelto voi tra le varie proposte che vi ho fatto di giocare a Dark Pokémon. Vorrei raccontarvi un attimo una cosa per spiegarvi perché siete i fan più fortunati del mondo. Perché ragazzi, io... quando voi mi avete detto, insomma, che volevate Arc Pokémon, mi sono prodigato per crearmi, insomma, l'installazione, per scaricare la mod, per creare il necessario per poter fare la serie. Bene, non va a capitare che l'ultima patch note che hanno inserito crashava e quindi io non avrei potuto cominciare la serie? Mi stavo ingrippando in tutte le linee del mondo, le lingue del mondo, sono andato a contattare gli sviluppatori su Discord, sono andato su Steam, ho creato il casino. Insomma ragazzi, fortunatamente, ed ecco perché siete i fan più fortunati del mondo, fortunatamente sabato notte, tipo a mezzanotte e mezza, hanno rilasciato il nuovo aggiornamento, quindi la mod funziona di nuovo e quindi io sono riuscito a registrarvi questo video e do ufficialmente inizio a questa serie. Quindi un grazie a voi per averla accettata, un grazie a me che ho trovato come farla e un grazie ai Pokémon che Dio li benedica per chi li ha inventati, insomma il Mister Nintendo. Oltre a questo, alcuni di voi mi hanno chiesto, insomma, di fare una serie con i fan. Vero, sono d'accordissimo a farlo, solo che non voglio portare questa serie su un server perché è molto stressante gestire una serie su un server, ragazzi. E poi perché molti di voi Arc non ce l'hanno, quindi sarebbe anche molto difficile poter giocare con voi. Per questa ragione ho deciso di rendere questa serie, anche se single player, di rendere la serie con voi e farvi entrare nella serie. Come? Semplicissimo. Io durante gli episodi dirò in alcune parti dei video di scrivere un hashtag particolare, che non è l'hashtag finale del video, ma è un hashtag particolare. Il primo che scrive quell'hashtag nei commenti avrà l'onore di entrare nella serie, quindi un Pokémon prenderà il suo nome. Devo ancora decidere se magari ci potranno essere più Pokémon con lo stesso nome, quindi che ne so, un Fading Wall che mi scrive l'hashtag per primo più di una volta darà nome a 10 Pokémon, non lo so ragazzi, valuterò questa cosa strada facendo. Vorrei dare un po' spazio a tutti e vorrei fare in modo che tutto il nostro parco Pokémon abbia un po' le vostre sembianze e i vostri nomi. Per cui tuffiamoci in questa nuovissima avventura. Ho chiamato un ospite molto speciale che condurrà questa avventura e ci farà divertire. Non vi resta che guardare il video, quindi continuate la visione e buona visione. E buongiorno, ci troviamo in questa nuova serie. Mi scusi, io volevo fare una sorpresa, porca di quella paletta, ma se lei mi passa così selvaticamente da dietro, io non posso fare una beneamata ceppa. Riproviamoci. Buongiorno. Questa è la nuova serie che avete tanto richiesto, cioè Arc ha vinto tipo 800.000 milioni a zero e quindi mi sembrava giusto portare i Pokémon su Arc, perché molti di voi hanno detto il canale è basato sui Pokémon, è vero, anche se non al 100%, e comunque molti di voi ovviamente seguendo la Wangamers Field sono appassionati di Pokémon, quindi ho chiamato la sorella, Ercole aveva una sorella molto molto lontana, infatti vedete è un po' di carnagione scura e veniva dalla zona più o meno australiana, infatti si può notare dal giro tetta, e la signora si chiama Ercula, ovviamente, cioè mi sembra ovvio. E quindi ragazzi siamo pronti per cominciare questa serie, però Ercula mi sembri un po' con lo sguardo perso. Tutto a posto? Tutto a posto? Ok, ha detto sì, cominciamo. Ok, innanzitutto ragazzi vi voglio mostrare quello che ho nell'inventario. Mi sono dovuto far uccidere perché non sembravo avere niente e nella intro vi ho già spiegato tutti i problemi che ho avuto, quindi mi ero stancato un pochino di avere problemi. Detto questo, in questa serie ovviamente andremo
Per chi non lo sapesse, è una mod che modifica completamente Ark e tutti i dinosauri sono sostituiti da dei Pokémon. Tu che Pokémon sei? Non mi fate fare il primo epic fail, io vedo la gente e sono evoluzioni di Eevee. Tu che cazzo di Pokémon sei? Non mi dire che sei un dinosauro. Probabilmente potremmo incontrare qualche dinosauro, ragazzi, che ne so, che vi devo dire. In ogni caso, sono in locale, sono sul... cioè, è una partita in single player. Stia zitto, Ark, madonna mia. Master volume, sì, ho capito. Cioè, però, voglio dire, abbassiamo un attimino, va? Quindi sono in locale, sono sul mio computer e abbiamo cominciato questa... Mamma mia, non posso andare in quella direzione che si vede malissimo. Malissimo. Io ho già sistemato le ombre. Sì, ma si vede ancora malissimo. In ogni caso, qui in questa mod si parte con due stronzatine. Io sono partito in pratica con questo Electric Prod che provo a equipaggiare. Oh! La cosa curiosa è che c'ho una mazza come icona, però in realtà sembra un'arma piuttosto bionica, che proviamo subito su un Bellsprout. Ora vi spiego anche perché. Venga qui, signor Bellsprout, mi dispiace, però è la dura vita del... Beccati questo, è la dura vita del survivalista Pokémon. Io devo cominciare da qualche Pokémon, quindi lei ci muoia quando ha un secondino. Scusi, ma veramente così... faccio così schifo? No, scusi, magari continuo a massacrarlo di sta roba, faccio prima. Gli sta scendendo la vita. Ma maledizione. Dai, muorici. Ma perché non ci muore? Mamma mia Dio. Oh, il signorino c'è morto, finalmente. Se avete letto sopra, mi ha dato 11 crediti. I crediti saranno una moneta che utilizzeremo nel nostro gioco per poter craftare la maggior parte delle cose. Infatti, utilizzeremo questa Master Ball, che non è una Master Ball, ragazzi, è in pratica è un terminale, ma non lo utilizzo ora. Grazie, signorina. Ecco qua, vedete? Si vede un computer che da qualche parte voi potete piazzare. Non lo piazzo ancora perché lo voglio piazzare nella prima casa che ci andiamo a fare, quindi troverò un dannato posto in cui farci una piccola casetta. Detto questo, siamo armati quindi di un'arma elettrica, di un computer, e l'obiettivo è quello di andare avanti e scoprire tutti i Pokémon. Ci sono anche i leggendari, Mew, Mewtwo, ce n'è di ogni, che sono presenti in questa modalità. Tenete conto di un'altra cosa. I Pokémon si riescono a timare semplicemente, cioè bisogna stordirli come in Ark normale. E che altro vi posso dire? Sì, sono partito da Bellsprout perché ci sono certi Pokémon, cioè Bellsprout è il primo che riesce a permetterti di farmare quando sei ancora un livello merda, perché avete notato che non gli facevo un cazzo. E quando sei un livello merda, tu che cosa sei? Ma io sono veramente curioso di capire che cosa è quel Pokémon, cioè voglio andarlo a vedere. Andiamo, proviamo. Ah, qua ci sono pesci normali, quindi questi non sono stati sovrascritti. Ci sono anche i pesci d'acqua, c'è anche un Gyarados se non sbaglio. E quindi ho cominciato da Bellsprout perché è quello più semplice da poter farmare. Poi ci sono anche altri Pokémon che è possibile farmare, però mi picchiano male, quindi magari al momento eviterei. E poi avete già visto le prime evoluzioni di Eevee. E ora cercheremo di capire tu che razza sei. Comunque, non so se avete notato, ma non ci sono squali. E fu l'ultima parola quando uno squalo l'attaccò, no eh? Ah, questo è un dinosauro di Ark normalissimo. Ah, ho capito. Quindi praticamente potremmo anche... Tu che cazzo sei? Oh mio Dio, mi giro, mi partono i nuovi Pokémon. Non è una mia sputazza, lo vedete anche voi là in fondo? Siamo arrivati dal Pokémon, chi cazzo sei tu? Vieni qua. Oh, ciao piccolo Eevee, ma quanto sei carino. Ma ti vorrei catturare un Eevee livello 1. Beh, potrei tentare di catturarlo però. Non mi fai male. No, e mo con che cazzo l'addormento? Sono un pirla, sono veramente un pirla. Ma che cazzo gli do da mangiare a questo? No, ma niente le pacche. Perché sono pirla? Oh, deficiente che sono altro. È vero che te le mangi le bacche? Ti prego. Se no devo ammazzare della roba che mi dia della carne. Però mi devo fare prima una cetta. Dannazione. Che cavolo di Pokémon sei tu? Io voglio Eevee. Oh mio co... Non sei aggressivo tu, vero? No. Tu sei? Un Garchomp. Oh. Ah, ragazzi, stanno anche lavorando sulle evoluzioni. Al momento le uniche tre evoluzioni che funzionano sono quelle degli starter: Squirtle, Charmander e Bulbasaur. In pratica si potrà, facendo levelare i Pokémon, proprio come in Pokémon veramente, si potrà far
insomma, avanzare di livello i nostri Pokémon, e arrivati a determinati livelli, cioè dopo che superano 40 livelli, si evolvono. Ma questa funzionalità non è ancora del tutto funzionante, quindi non la possiamo usare. Io devo craftarmi qualcosa di utile, perché la pickaxe, sì, ma io me l'ero sbloccata la pickaxe, dannazione. Allora ragazzi, sono letteralmente nella merda, perché i creatori della mod hanno fatto una piccola modifica. Cioè, la pickaxe... Oh, cazzo merda, proprio ora si doveva svegliare. Non posso timarlo perché non ho carne. La carne la riesco a prendere avendo degli strumenti. Mi volevo craftare una cazzo di accetta, ma non posso perché non ho la flint. E non ho la flint, e quindi volevo craftarmi una pickaxe. Ma la pickaxe non posso perché non... Cioè, l'ho sbloccata. Vedete, gli engram point li ho sbloccati. Pickaxe, benissimo. Il problema... che sta tra gli ultimi elementi, vedete? Tutti questi elementi qui, tra cui c'è la dannata pickaxe, mi costringono a usare il nostro terminale, quindi sono costretto ad usare dei punti dei Pokémon. Per cui stavo pensando di trovare una zona, io sono nella zona nord, che era la zona in cui ho fatto anche la vecchia serie in single player, ed è una zona, boh, mi piace, quindi mi ci sono ritrovato. E quindi ho pensato, oh, intanto posso uccidere dei Bellsprout. No, è inutile se li uccidi, che massacro Pokémon così pucciosi e carini e coccolosi, se non posso prendere neanche la loro carne. Ciao Umbreon, tu mi hai ucciso male prima. E in pratica devo posizionare il mio insomma, un Pidgeot che vola. Oh mio Dio, un Pidgeot, non un Pidgeot. Bellissimo, lo voglio. E quando non so, ma lo voglio, lo vorrò. E quindi devo posizionare il mio terminale. Direi che questa zona è molto faiga. Quindi terminale, vediamo, sulla faccia di Umbreon. No, non me lo fa piazzare, giustamente. Qua il mio terminale è piazzato benissimo. Turn on. Sì, va bene. Ehi, che cacchio è tutto sto rumore? Ragazzi, sembra la console dei videogame. Allora, accediamo al nostro terminale. Sì, ma signor Umbreon, ma non mi rompa il cazzo. Vedete, come se fosse una crafting table. In pratica, all'interno troviamo la nostra weapon. Quindi, che cosa ti devo fare? Ti devo mettere questi. Craftami una pickaxe. Ma dannazione, ma che pezzi di merda. Mi costringono a usare il terminale per far... Ma che pezzi di merda, ma veramente pezzi di merda. Il mio dubbio è i prossimi terminali, come cazzo li sblocco? Terminal, eccolo qua. Ah, non mi costa Engra. Ah, però in compenso sono gratis. Grazie mille. Ok, ora possiamo sbloccare il gioco e iniziare a far qualcosa di decente. Ah, dovrei provare anche se voglio dire, I fari di luce, i cosi di luce di Ark normale sono stati modificati. Potrebbe essere interessante. E c'è sempre l'uccello lì che... Di Ark. Va bene. Io farmo un po' di roba. Ci vediamo tra poco. Senta, Ercula, lo so, praticamente questo è il suo villaggio. Non mi si incazzi che non ha ancora una casa, ma faccia finta che questo videogame sia la sua casa. Cioè, insomma, è un po' la verità. Oh, ma guarda, è tornato Eevee. Però questa volta lo possiamo timare, perché ora mi vado a prendere. Ma ciao, ma che carino, ma sei proprio puccioso. Ma fatti vedere da vicino, ma quanto sei carino, Eevee. Ok, va bene. Vorrei farti una screen, Eevee, me lo permetti? No, Eevee, dannazione, vieni qua. Ok, Eevee, stia tranquillo, arrivo subito, vado a procacciarle del mangiare. Arrivo, Eevee, stia molto tranquillo, lei non ha visto niente. Morisci, distruggi, massacra, ammazza i Bellsprout. Bam. Però forse li faccio più male, forse con la pickaxe. Vai, massacra questi teneri Pokémon d'erba piccolini e coccolosi che c'hanno una bocca grande. Cioè, potrebbe entrarci una bottiglia in quella bocca. Il Bellsprout selvatico mi è volato decisamente male. Io vorrei capire come cazzo mi procaccio della carne. Se i Bellsprout non li posso... sì, non mi rompa il cazzo. Non so che cosa farle mangiare. Cioè, inizia a fare tutti i lamenti stupidi. Cioè, che cosa le faccio mangiare? Cioè, mi faccia capire. Io come mi procaccio della carne? Questo è un grande problema. Io ho bisogno di carne. Io volere carne. Mi sento tanto uno zombie in questo momento. Ebbene sì ragazzi, dopo qualche ora di bestemmia ho capito come funziona
questa benedettissima mod. E infatti mi sono anche costruito un riparo. Cioè, non è che siccome non capivo come funziona la mod, non mi costruivo il riparo. È che stavo cercando di capire perché mi sentivo veramente handicappato. E vi faccio vedere il mio piccolo, umilissimo riparo. Magari c'entri, Ercula. Cioè, vi devo far vedere una cosa perché non ci posso credere. A parte che si può spostare per fortuna il computer, ma vedete, se io lo metto qui, mi dice che è ostruito da qualcosa. Cioè, questo mi ha fatto pensare, o vedere che non è considerato proprio alto quanto un muro. E infatti, se io gli tolgo, voglio dire, il tetto, qua mi fa costruire il benedettissimo computer. Ma ci rendiamo conto? Cioè, questo computer di merda richiede, cioè, pure un cazzo di muro alto 2, ma non ci posso credere. Comunque, ho capito come funziona. Sono riuscito a prendere della carne. Però è stato un momento abbastanza sculato, del tipo quei momenti in cui ti viene un uccello a fianco, dici: e tu che cazzo ci fai qui? E lo massacri. E ho preso della carne. Però non è il modo migliore per prendere la carne, perché voglio dire, non è che tutti possono aspettare di avere una botta di culo. Per questo motivo, voglio far vedere come si prende la carne su questo dannato mod pack. Non è un mod pack, è una mod. Però, dato che io vorrei addomesticare questo Eevee, ma non ci riuscirò, allora ho deciso: ti massacro di botte. Improvvisamente tutti i Pokémon sulla faccia di Ark hanno deciso di scappare perché hanno capito che io so come massacrarli di botte. E mi dispiace, povero Eevee, non vorrei prendere una con te, però sai, mi prendo la tua evoluzione se proprio devo prendere qualcosa, quindi per favore morisce. Ok, fatto questo, avete visto che se utilizzavo, oggi non so parlare, se utilizzavo normalmente il piccone o l'ascia, il Pokémon a un certo punto mi volava male. E mi sono informato un attimo, bisogna utilizzare arco e freccia. Ma non essendo ancora a livello 15, sono a livello 12, non posso usare arco e freccia. Quindi diciamo che devo prenderlo a pugni finché il Pokémon non mi schiatta, per poi strappargli la carne a morsi di dosso. Lo so, è una cosa molto crudele, soprattutto se pensiamo che la stiamo facendo su un Eevee. Però ragazzi, è l'unico modo per farlo. Io massacro questo Eevee e prendiamo sta benedetta carne. Forse c'è qualcosa che non va, perché mi sa che sto prendendo a botte pure l'albero e questo mi sta facendo molto male, ma molto male. Quindi forse è meglio togliere l'albero da queste parti, perché mi sta facendo seriamente male. E lo so, signora Ercula, paracula Ercula, non mi rompa il cazzo, droppate. Non sull'Ivi, ma per piacere, ma per carità, ma facciamo le cose come si deve una volta tanto su Ark, dai per piacere. Ok, mi è sparito il tronco, ora dovrei riuscire ad ammazzare sto deficienterrimo senza morire. No ragazzi, mi è volato di nuovo Livi, non ci posso credere, ma porca di quella tozza schifosa, non ci posso credere. Ma veramente neanche a pugni li posso prendere. Ho detto una minchiata, devo sbloccare arco e frecce. Ma porca di quella tozza. Ok, nel mentre craftavo le altre parti della mia casa per costruire la mia nuova dépendance, che come potete notare sarà appiccicata alla vecchia dépendance, perché la vecchia dépendance penso che salterà nel giro di qualche nanosecondo, fa veramente schifo. E sono riuscito a raggiungere il livello, per fortuna, 15, quindi ora mi posso sbloccare arco e frecce e craftiamo qualcosa che sia decente. Allora, la porta ce la metto qui perché creo tipo due parti vicine. Ok, non fa niente che in questo momento posso entrarci perché non ci sono i muri, ma li crafterò il prima possibile. Intanto abbiamo sbloccato questo livello, quindi arco e frecce diventano nostre. Slingshot, va bene, sì, la fionda, mi dai l'arco per favore, grazie. Ok, e delle frecce, semplicissime, benissimo, visto che ci stai, dammi pure le bolla che si sbloccano a livello 10 e stiamo a posto. Ok, ora devo trovare un Pokémon su cui provare la mia teoria. E ora la nostra Ercula, armata di tutto punto, parte in spedizione per andare a sopraffare qualche schifosissimo Pokémon che dobbiamo dimostrare. Però quanto sei figa, Ercula? Cioè, sembri veramente figa. Se avessi i capelli un attimino più lunghi, potrei farci anche un pensierino. Sei veramente figa. E sei molto combattiva. C'hai un arco che, una freccia che sarà alta quanto te, ma va bene. Questi sono i miracoli di Ark. Io laggiù vedo un Pokémon e non mi sembra molto, voglio dire, amichevole, ecco. Però c'è.
Insomma, devo trovare un Pokémon per dimostrare la mia teoria. Vorrei che ci fosse un Pokémon carino e coccoloso che non mi massacrasse di botte, perché altrimenti rischio di fare una brutta fine. Magari un Bellsprout, eh? Che ne dite? Che ne dici, Ark, di spawnarmi un Bellsprout da qualche parte? Magari. Ok, direi che non è proprio un Bellsprout quello che Ark mi ha spawnato. C'è un Zoroark, è un cazzone molto incazzato. Ciao Zoroark. Sembri abbastanza bloccato, ma io non ti sfiderei. Tu sei un Tyrantrum. Perché sei innamorato? Perché c'hai pure l'amorosa da queste parti? Oh, questa cosa mi fa un po' paura. E vorrei cercare un semplice Poké. Oh mio Dio, Blastoise Machamp. Ok. Sentite, avrei bisogno solo di un Pokémon carino e coccoloso da stendere per dimostrare la mia teoria. Ce n'è per favore uno? Solo uno. Ed ecco che dopo 10 minuti in lontananza si avvistò qualche Bellsprout, finalmente, porca di quella paletta. Allora, proviamo la prima teoria. Io ti stendo, ti addormento e poi ti massacro con l'arco. Vediamo se questa teoria funziona. Allora, per favore, miramelo. Ok, sembra che gli sia arrivata una bella freccia in faccia. Forse tra 10 anni mi morirà, ma va bene così. E va bene, dopo la quindicesima freccia dovrebbe morire, speriamo che non vola. Oh! Mi è morto normale, come un Pokémon normale, su un gioco normale, senza fare strani voli. Oh, c'ho pure la Rowprimit! E mi si rompe l'arcetta, ma porco di quella tozza! Voi vi state scompisciando, perché quando mi succedono queste cose, io lo so che voi ridete come i pazzi. Comunque, io c'ho della Primit e c'ho pure. Ehi, scusa. Mamma mia, quanto mi dai? Keratina, Primit, Rowmit. Senti, scusi, Ivi, venga qui. Venga qui che le devo raccontare una storia. Sì. Beccati questo, Ivy. Ok. Si mangi della Primate. Ok. E non mi scassi le scatole perché mi sono già rotto abbastanza le balle di ammazzare Bellsprout. Iii, piccolo Bellsprout, vieni con me, vieni con me. E in pochi secondi dovrebbe tamarsi il nostro magnifico Ivy. Gli ho usato la peggio Primate. Cioè, ha mangiato sto maledetto Ivy, ha mangiato tipo tre Primate. Però per fortuna i Bellsprout ce la droppano. Quindi non dovrebbe essere un grosso problema procurarsi la Primate in questa modalità. Però se gentilmente mi si addomestichi, sa com'è, vorrei avere. Ma quanto è figa! Ma è veramente figa, Ercula. In ogni caso, ragazzi, ecco il nostro Eevee! Finalmente! Ma ciao, coccolino bello! Ciao il mio cagnolino! Ma vieni qua! Ma chi è tua mamma? Ma chi è la tua mamma? Ma chi è la tua mamma? Ma chi è la tua mamma? Ma seguimi. Ma vieni con me, vieni. Vieni, piccolo Eevee. Dai, su, che dobbiamo andare a mangiarci i piccoli Bellsprout. Eevee. Oh. Ah, mi segue, meno male. Sì, Ivi, stai attento. Non è che mi sei inaggressivo, no, eh. Verifichiamo un attimo i pulsanti. Non vorrei che mi faccia le peggio stragi questo Super Ivi. Ok, finalmente, ragazzi, abbiamo il nostro primo Pokémon. Devo dire che Ark è stato veramente cattivo con me in questa partita. Ah, ma qui c'è un altro Ivi che potremmo massacrare di bot. Ma tu sei di livello 24. Voi non avete visto niente. Oh, porca miseria, mi si è attivata la webcam. Voi non avete visto niente. Io non sto uccidendo un. Oh mio Dio! Cosa ti è successo? Cosa sei diventato? Sei diventato un dodo di gomma? Oh mio Dio, ragazzi, le peggio i peggio bug. Ok, se Ark è buggato questa mod non potete neanche immaginare. Comunque, devo notare che con la Spear è molto più tranquillo prendere degli oggetti. Da questo non mi sta droppando un cazzo. No, no, me la sta droppando. Grandissimo. Però non mi dai della Primate. Oh, sì, che me la dai. Fantastico. Perché mi si è impossessato Livi? Oh mio Dio. Voi non avete visto niente. Mi raccomando, penso che questa parte la taglierò. Voi non avete visto niente. Ok, ragazzi, ad aspettare questo Livi si è fatta notte. E devo dire che la Primate è decisamente tanto più veloce, siamo agli ultimi secondi e. Lei che ci fa da queste parti? Mi scusi, signor Blastoise, ho capito che è anche uno dei miei Pokémon preferiti. Però voglio dire, cioè, sto catturando un Eevee. No, no, non mi bughi, non mi bughi. Eevee, venga con me, insomma. Sì, effettivamente la prossima volta penso che utilizzerò la Primate perché non ho nessunissima intenzione di aspettare tutto questo tempo per catturare un piccolo cagnolino da battaglia. No, non so se sei forte da battaglia. Comunque, ragazzi, voi non avete visto niente, ve lo ricordo. Vi ricordo che questa serie è dedicata a voi, per cui.
Il primo che nei commenti scriverà hashtag hashtag Ivi a bestia. E Blastoise che mi rompe i coglioni mentre io parlo. Hashtag Ivi a bestia. Il primo che scrive nei commenti hashtag Ivi a bestia, io do il suo nome. C'è un PG8 da quelle parti. Do il suo nome ad Ivi. Quindi vi porterò sempre con me. Che ne pensate? Pensate che faccio una minchiata se cerco di addomesticare il PG8? Vengi qua. Oh cazzo. Oh merda. Oh cacchiarola. Dannazione. Mi si addormenti. Oh, che cosa mi spegne? No, venga qui signore. No, dove te ne vai? Maledetto bastardo, io non posso volare, non posso seguirti. Ma sei un pezzo di merda, quella caccolosa di tua zia. Mi ha distrutto pure il fuoco. Ma guardate che stronzo. Mi ha distrutto il fuoco e se ne è scappato. E tu, Ivi, non fai una minchia? Ebbene signori, per questo primo episodio di questa nuova serie del venerdì Arc Pokémon Evolved è tutto, quindi salutiamo la nostra Ercula. Guardate un po' come si è Madonna Ercula come cammina e in modo sensuale. Ha creato una piccola dependance per il suo parco Pokémon, che sapete bene che sarete voi ad essere accolti lì in questa zona. E si è creata una piccola casetta anche per lei. Devo dire che è molto carina, ve lo faccio vedere. Non vi voglio far vedere le tette gigantesche di Ercula, ma voglio solo farvi vedere quello che sta qui intorno. Vabbè, ho capito, togliamo Ercula davanti. E quindi per questo episodio è tutto ragazzi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, commentate e condividete per sostenere non solo me, non solo il canale, ma anche la serie. Ve lo ricordo, la serie andrà avanti se voi continuerete a sostenerla. E se siete arrivati a vedere il video fin qui, scrivete nei commenti hashtag i Pokémon ce l'hanno con me. Sì, ragazzi, mi hanno fatto un attimo disperare, sti maledetti Pokémon ce l'hanno veramente con me, mi hanno fatto disperare all'inizio di sto maledetto video. Non è possibile. Ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti. No, che cazzo dico? Un saluto Sharksian a tutti. Ciao a tutti.